Gentili signore e signori, buonasera. Sono le ore 22:02. Prendiamo la linea da Radio Favaro Vento Web, circuito Radio Science Network, per un aggiornamento delle notizie. Ricordo, testata giornalistica Pineta Oggi TV, qui di Venezia. Dunque, purtroppo c'è arrivata una triste notizia, l'abbiamo appresa dal GR delle 19:30 di Radio Capodistria. È scomparso un volto noto dei media, mi riferisco a Silvano Sau. Dunque, noi siamo in attesa di collegarci col telegiornale Tutt'oggi di TV Capodistria per saperne di più. Nel frattempo, intanto che aspettiamo che termini uno speciale, vi do qualche notizia di chi era questo personaggio. Dunque, trago queste informazioni, cito la fonte da editfiume.com. Dunque, Silvano Sau per lunghi anni, uno dei volti noti di TV Capodistria, ha ricoperto nell'ambito di quest'ultima i ruoli di direttore e redattore responsabile, vice sindaco di Isola, vicepresidente della CAN Costiera e presidente della CAN Comunale Isolana. È stato ripetutamente ai vertici, scusate, delle istituzioni minoritarie. Fu l'ultimo presidente dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, prima che l'organizzazione assumesse l'attuale denominazione di Unione Italiana, e delegato a Belgrado alla Camera federale dell'ex RSFJ. Proclamato cittadino onorario di Isola per il suo impegno professionale nella diffusione della cultura e nel mantenimento delle tradizioni, Sau è stato per più legislature anche membro del Consiglio Municipale e di numerose commissioni dello stesso organismo. Vediamo dunque se siamo pronti con il telegiornale di TV Capodistria. C'è ancora qualche secondo, ma dovrà essere imminente la messa in onda. Dopodiché riprenderemo la biografia di Silvano Sau, che anche il sottoscritto ha avuto occasione di conoscerlo proprio negli studi di TV Capodistria. Ecco il segnale orario, è tra pochi istanti, quindi partiamo. La malattia all'età di 74 anni si è spento Silvano Sau, figura di spicco della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Il servizio è di Claudia Raspolic. Questo anche negli anni successivi. Politica, cultura, storia, giornalismo, ma anche una persona di famiglia. In tutte queste sfere Silvano Sau lascia un grande vuoto. È stato per diversi anni ai vertici della comunità nazionale italiana, facendosi portavoce, sin da giovane, all'epoca Jugoslavia, del dialogo tra le minoranze e tra i paesi confinanti. Secondo lui, come nazionalità italiana, è impensabile che i rapporti tra Italia e Jugoslavia, in questo caso, possono andare avanti senza una presenza concreta, attiva, sostanziale, costante della nazionalità italiana in Jugoslavia e di quella slovena in Italia. Devono essere i portatori, devono essere i pilastri su cui poggia appunto questo ponte di collaborazione tra i due paesi. È stato anche giornalista, direttore e caporedattore a Radio e TV Capodistria, delegato a Belgrado alla Camera federale. Ma amava sempre tornare nella sua città, a Isola, dove per diversi anni è stato presidente della CAN, consigliere comunale e vice sindaco. Cosa ha dato al comune di Isola? Molto di più che quanto certe persone pensano. Lui ha dato la sua anima, ha dedicato, diciamo, la sua vita a Isola. Di lui porterò con molto piacere il ricordo della curiosità che aveva, nonostante un'età sicuramente non verde, però era sempre molto curioso e aperto alle nuove sfide. Un'altra cosa che sicuramente credo che mi porterò appresso è la sua perseveranza. Perseveranza che si è vista nelle tante battaglie nel campo del bilinguismo, della toponomastica, del recupero del patrimonio storico di Isola. Nel 2013 gli viene conferita la massima onorificenza comunale, il titolo di cittadino onorario. Tutti noi, in fondo, almeno per quanto riguarda la mia comunità, vogliamo interpretare questo riconoscimento come riconoscimento alla nostra presenza, non sempre facile, nella nostra città e al contributo che abbiamo dato a questa nostra, presenza, culturale, linguistica, sociale, in tutti i settori.
Lunedì 30 maggio a Palazzo Manzioni ci sarà la seduta commemorativa, mentre il rito funebre si terrà il giorno successivo al cimitero di Isola, nella sua città. Cambiamo decisamente argomento e andiamo a Dignano, dove... Bene, riprendiamo qui dal network di Radio Science, così TV Capodistria nel suo telegiornale della sera ha ricordato questo grande personaggio. Dunque vorrei riprendere la notizia con cui ha aperto La Voce del Popolo, tratta dal sito internet editfiume.com. Dunque andiamo a completare. Ecco, fu Silvano Sau l'ultimo presidente dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, e prima che l'organizzazione assumesse l'attuale denominazione di Unione Italiana, e delegato a Belgrado alla Camera Federale dell'ex RSFJ, proclamato cittadino onorario di Isola per il suo impegno professionale nella diffusione della cultura e nel mantenimento delle tradizioni, Sau è stato per più legislature anche membro del Consiglio Municipale e di numerose commissioni dello stesso organismo. Si è adoperato con costanza e grande impegno per la difesa dei diritti particolari della CNI, ha contribuito al rispetto dei valori legati alla pacifica convivenza e alla tolleranza. Silvano Sau ha curato importanti lavori sulla storia di Isola, lavorando alla tutela del patrimonio storico-culturale di Isola e mantenendo vivi importanti ricordi sul passato della città. Tra i suoi contributi spicca la tutela della parte più antica del cimitero cittadino di Isola, raggiunta dopo anni di pazienza, paziente documentazione in collaborazione con eminenti esperti. La commemorazione di Silvano Sau avrà luogo lunedì 30 maggio alle ore 17 a Palazzo Manzioni. I funerali si svolgeranno martedì 31 maggio alle ore 15 al cimitero di Isola. Alle 22.18 termina qui questo aggiornamento delle notizie. Ricordo ancora questa triste notizia, la scomparsa di Silvano Sau, che ha ricoperto nell'ambito di TV Capodistria ruoli di direttore e redattore responsabile. Dunque chiudiamo qui questo aggiornamento allora da Radio Favoreto, circuito Radio Science. Se ci saranno altre informazioni, ma comunque questa è la notizia, comunque saremo pronti a fare altri approfondimenti. Poco fa ero proprio al telefono con il vice direttore di TV Slovenia Antonio Rocco, che mi confermava, ecco, questo grande il lavoro di questo grande personaggio. Dunque restituisco la linea alla regia centrale a Treviso, è tutto da Massimo Bonella, buonasera. Thank you.